A Novi Sad in Serbia una pensilina di cemento armato all'ingresso di una stazione ferroviaria è crollata, provocando almeno 8 vittime e numerosi feriti. Il ministro degli interni, Vika Dacic, ha riferito che 4 persone sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni, mentre i soccorritori continuano a lavorare senza sosta per salvare 2 persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Sul luogo della tragedia sono al lavoro squadre di emergenza con bulldozer impegnate a rimuovere blocchi di cemento alla ricerca di possibili superstiti. Le immagini delle telecamere di sorveglianza acquisite dopo l'incidente hanno catturato gli attimi precedenti al crollo. I passanti si muovevano tranquilli dentro e fuori l'edificio e alcune persone si erano sedute sulle panchine proprio sotto la struttura. Senza preavviso, la pesante pensilina è venuta giù, seppellendo chi si trovava sotto.